Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Sono 20 i nuovi casi positivi al Covid registrati ieri in Abruzzo, che portano dunque il totale a 78.998 da inizio emergenza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi e sale a 2.529. I dimessi o guariti sono 63 in più, gli attualmente positivi sono in tutto 2.287, 46 in meno, 88 pazienti, 8 in più sono ricoverati in ospedale in area medica, 7, numero invariato, in terapia intensiva, gli altri 2.192, 54 in meno, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Eseguiti nelle ultime 24 ore 627 tamponi molecolari e 1.087 antigenici, con tasso di positività all'1,16%. E resterà chiusa per almeno 10 giorni fino al prossimo 10 settembre la rampa di accesso al ponte Flaiano da via Terno direzione sud-nord, con conseguente divieto di transito sulla carreggiata lato mare del ponte stesso. Il provvedimento si è reso necessario per consentire alla ditta di effettuare per conto dell'ANAS la sistemazione di alcuni piloni dell'asse attrezzato. Inizialmente, dice l'assessore alla mobilità del comune di Pescara, Luigi Alborghese, per evitare disagi al traffico, la ditta aveva preventivato le esecuzioni delle opere in orario notturno a partire dalle 20.30 e fino alle 6.30, ora in cui la rampa veniva riaperta al traffico. Molti residenti però hanno protestato per i rumori notturni e quindi da mercoledì 1 settembre il cantiere sarà aperto negli orari consueti, tra le 6 e le 19. Sarà chiusa anche la rampa di uscita del ponte Flaiano verso via Terno direzione nord-sud. Lavori necessari che ANAS deve eseguire per ragioni di sicurezza, conclude Mascia. Lavori che speriamo possano essere conclusi arrecando il minimo disagio al traffico cittadino. Trovo assolutamente vergognosa la segnalazione inviata dall'autorità garante della concorrenza del mercato contro la proroga delle concessioni balneari della costa abruzzese fino al 31 dicembre del 2033, decisa dalla Regione Abruzzo. Una proroga che rispetta una legge nazionale, la 145 del 2018, che di fatto l'autorità ci chiede di non applicare. Lo dice il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Ovviamente, aggiunge, esprimendo il nostro pieno dissenso nei confronti di una posizione pregiudiziale ingiustificabile, la Regione Abruzzo annuncia che manterrà la schiena dritta, pronti a difendere il nostro operato amministrativo e soprattutto il nostro territorio e i nostri imprenditori, e ci costituiremo in tutte le eventuali sedi per ribadire la bontà del provvedimento stesso, coinvolgendo tutte le istituzioni nazionali per aprire una vertenza contro il garante. Questo ha detto il presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri. E la polizia locale ha effettuato 75 contravvenzioni da 309 euro ciascuna a causa degli abbandoni dei rifiuti rilevati dalle fototrappole sparse sul territorio comunale di Montesilvano. Gli abbandoni sono stati effettuati tra maggio e giugno in via Fiume Samara, via Cavallotti, via Manin, via Costa e via Verrotti. Inoltre sono stati multati 17 cittadini da 50 euro ciascuno, cittadini sorpresi a dare briciole di pane ai piccioni, per un totale di 23.500 euro. Le telecamere hanno immortalato persone che faticano ad abituarsi alla raccolta differenziata e che preferiscono abbandonare in maniera incivile i rifiuti per strada, dice il vice sindaco e assessore all'igiene urbana Paolo Cilli. Ditte che smaltiscono materiali provenienti soprattutto da demolizioni e abbandono dove capita, e cittadini incuranti dell'ambiente sorpresi a gettare rifiuti ingombranti, mobili e televisori durante le ore del giorno. Un furgone, da come si evince dalle immagini, si è avvicinato ai bidoni di raccolta e un tizio ha svuotato accanto ai cassonetti il mezzo pieno di sacchi neri.
Il grado di maleducazione è stato riscontrato anche in alcuni soggetti che, dando del cibo ai piccioni, hanno creato disagi ad alcune vie e condomini. Ricordiamo che sono aperti per lo smaltimento dei rifiuti il centro di raccolta di via Inn e il centro del riuso il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19. Ringrazio, dice Cilli, per il lavoro svolto il comandante Casale e gli agenti della polizia locale. Oggi alle 13 la commemorazione dei bombardamenti su Pescara, alle 13 appunto il suono della sirena in filo diffusione sul lungomare, alle 18.45 invece la cerimonia in Largo Chiolo, ovvero Piazza Italia, con la deposizione di una corona e d'alloro alla presenza delle autorità cittadine. Con il suo repertorio e omaggi a Dalla, De André e alla canzone napoletana, Gigi D'Alessio ha fatto il pieno di applausi sul palco della Perdonanza. Nella serata però di ieri c'è stato anche il concerto finale con la presenza di Riccardo Cocciante, Renato Zero e tanti altri artisti. L'Aquila ritorna, l'abbraccio alla musica e alla cultura, l'idea di Leonardo De Amicis, direttore artistico della Perdonanza, con un evento dunque che ha fatto registrare ampi consensi sul piano artistico. Siamo al meteo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti durante la giornata, specie sulle zone interne montuose. Dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità, iniziare dal settore occidentale, con possibilità anche di rovesci, in particolare a carattere temporalesco, in estensione verso il Pescarese e localmente verso il Chietino nel corso della serata e in tarda serata. Le temperature sono previste generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi, venti deboli al mattino in rinforzo dei quadranti orientali nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie lungo le aree costiere. Il mare è previsto poco mosso al mattino, con moto ondoso in aumento nel pomeriggio. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.